Nella popolazione femminile la principale causa di mortalità per tumori sul territorio comunale è il cancro alla mammella, con un'incidenza del 16%. Il dato aumenta fino al 32% per i decessi provocati negli uomini dal tumore al fegato. A un anno dall'istituzione dell'osservatorio oncologico voluto dal Comune, sono stati presentati i primi dati rilevati attraverso lo screening realizzato dall'Associazione Napoletana di Giovani Ricercatori. Dal marzo 2012 il gruppo di professionisti dell'ANGIR ha avviato il progetto di ricerca sulla mortalità per cause oncologiche, che si propone di analizzare su tutto il territorio cittadino l'incidenza del fenomeno distinto per municipalità, sesso e fasce d'età. Quello che è emerso globalmente è che grosso modo nel comune di Napoli le cause di mortalità sono frequenti quanto quelle della media nazionale, con i big killer che si confermano essere polmone negli uomini e mammella nella donna. Quello che è interessante di questa analisi è che in alcune municipalità, cioè in alcune parti della nostra città, fondamentalmente c'è un'aumentata mortalità per dei tumori che normalmente non sono big killer in altre zone, diciamo, della nostra penisola. La fonte dei dati della prima fase dello studio è stato l'ufficio statistico del Comune di Napoli, oggi invece sono i dati RENCAM, il registro nominativo per cause di morte dell'ASL Napoli 1. L'iniziativa, che è realizzata in collaborazione con i medici di base e sotto l'egida dell'assessorato alla sanità, ha evidenziato per entrambi i sessi un aumento dell'incidenza di mesotelioma e di tumori al fegato, che vedono tra i principali fattori di rischio rispettivamente l'esposizione all'amianto, l'epatite B e C, la cirrosi epatica e l'abuso di alcol. È uno strumento assolutamente utile per la programmazione sanitaria, per gli interventi di bonifica ambientale, per gli interventi di salubrità ambientale che le istituzioni tutte devono assolutamente fare.